Ben ritrovate cari amiche nel nostro angolo dedicato alla creatività qua a Mani di Lara. Oggi voglio presentarvi un progetto semplicissimo e facile, ma vorrei svelarvi i piccoli segreti per l'utilizzo della Big Shot, la nostra macchina fustellatrice che ci piace veramente tanto. Sappiate che ne esistono in commercio tantissime, anche di altre marche, più o meno funzionano tutte allo stesso modo. Noi lavoriamo con questa. Che cosa facciamo oggi? Facciamo un semplice e facile triangolino per fare delle bandierine per gli auguri, che può ravvivare e essere molto colorato e vivace per compleanni, feste, anniversari e anche semplicemente per il gusto di abbellire e rendere colorato la nostra casa. Procediamo. Che cosa serve? Allora, servono degli scarti di cartoncino colorato. Questo qua è un avanzo di tagli da bigliettini, quindi cosa importante è cercare di recuperare tutti i prodotti e tutti gli avanzi di carta che abbiamo. Prendiamo questo tipo di fustella, è una fustella molto semplice perché è singola. Queste vanno utilizzate per il cartoncino e la carta, con queste non si riesce a tagliare il feltro. Prendiamo il nostro elevatore, lo inseriamo nella macchina, la nostra base di plastica, se vedete quanto è bella, consumata e usata, l'appoggiamo, prendiamo il nostro foglio di carta, lo inseriamo all'interno della nostra macchinetta e andremo a posizionare in questo modo, ne prendo un altro per farvi vedere bene, il nostro taglierino. Il taglierino ha una parte con un dentello e una parte liscia. La parte con il dentello dovrà essere appoggiata direttamente sulla carta, in questo modo. Io adesso lo vado a posizionare sulla nostra cartoncino all'interno della nostra fustella. Va tutto chiuso con l'altro pezzo di plessiglass, in questo modo. Accompagniamo il tutto all'interno della macchina e cominciamo a ruotare in questo modo qua. Come potete vedere è molto facile e abbiamo sentito un leggerissimo tic. Questo tic è proprio il punto in dove la nostra pressione della macchina ha tagliato il nostro triangolino. Avete visto com'è facile, come è veloce? Faccio rivedere un attimo questa operazione utilizzando magari un altro colore. Prendiamo il nostro cartoncino di recupero rosso, prendiamo la nostra base elevatore, prendiamo la placca di plexiglass, come potete vedere bella usata, il nostro cartoncino rosso lo inseriamo all'interno, prendiamo la nostra fustella particolare, come potete vedere faccio notare bene questo dentello che dovrà essere appoggiato al cartoncino, posizioniamo la nostra matrice per tagliare, come potete vedere siamo proprio al limite, questo è proprio un recupero di una semplice strisciolina di cartoncino, prendiamo la seconda lastra di plexiglass, la posizioniamo e accompagniamo, cioè non cominciamo a ruotare quando siamo così, cominciamo ad accompagnare il nostro all'interno e cominciamo a girare. A questo punto stiamo un attimo zitti, sentiremo un tic, che è proprio il punto di taglio. Ecco, a questo punto ha tagliato. Tiriamo fuori il nostro sandwich di prodotto e andiamo a recuperare la nostra parte, come potete vedere, perfettamente tagliata. Ecco qua, questo è il nostro pezzettino ben ritagliato. A questo punto abbiamo visto come utilizzare queste matrici. Non è finito, con la B-Shot possiamo anche creare un effetto di textura. Come la facciamo? Lavoriamo sempre con il nostro librone che è un alzatore. Apriamo la prima parte in questo modo e la inseriamo all'interno della nostra macchina. Prendiamo
la texture, inseriamo il nostro pezzettino ben ritagliato all'interno della texture come desideriamo, dritto o rovescio, chiudiamo, inseriamo questo qui sotto, prendiamo prima una base di plexiglass sotto, una base di plexiglass sopra, che è proprio il nostro sandwich, il nostro elevatore alla tab 1. Alla tab 1, come potete vedere, qui è spiegato perfettamente sulla nostra tab. Inseriamo il tutto, accompagniamo il nostro lavoro all'interno della macchina e cominciamo a ruotare in questo modo. Inseriamo di nuovo il nostro lavoro per averlo già pronto, quindi velocizziamo sempre di più, tiriamo via e guardiamo la magia. La texture è rimasta perfettamente sul nostro pezzettino di carta, quindi anche un semplicissimo pezzettino di carta può essere abbellito in questo modo. Poi lo possiamo lavorare con della foglia argento, con della porporina o lasciarlo semplicemente così, è molto bello e molto d'effetto. Questa tecnica ci può aiutare anche per fare tante altre piccole cose che poi vedremo. A questo punto, come facciamo a realizzare tanti pezzettini? Con tanti pezzettini andremo a realizzare la nostra bandierina. Semplicissimo. Possiamo prendere un foratore, una macchinetta che fa il foro, lo posizioniamo in questo punto, buchiamo. Sia qua che qua, proprio facilissimo, e andremo a inserire all'interno di questo del semplicissimo spago. Inseriamo così, logicamente lo spago deve essere tagliato della lunghezza desiderata e abbiamo la nostra simpaticissima bandierina. Come possiamo vedere, qui sul tavolo ne ho una molto molto lunga, fatta con tanti pezzettini di tanti colori. Poi all'interno qua possiamo scrivere con dei timbri o a fantasia la frase che desideriamo, gli auguri, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa simpatica, veloce che possiamo realizzare con dei pochi scarti, con una strisciolina di cartoncino. Ritorniamo un attimo a questo lavorino qua, che è molto semplice e molto veloce. Come avete visto, abbiamo fatto un cartoncino sbalzato con della texture e possiamo anche realizzare un orecchino. Ci credete che facciamo un orecchino con questo? Allora, velocemente prendiamo la fustella, quella con dei cerchi, semplicissimi cerchi, posizioniamo il pezzo di cartoncino sul cerchio più grosso, prendiamo le nostre fustelle. Vi ricordo che questo tipo di fustella può tagliare anche il feltro. Lo andiamo a inserire all'interno delle nostre lastre di plexiglass e non utilizziamo più l'elevatore. Lo inseriamo all'interno della nostra macchinetta e ruotiamo. In questo modo avremo tagliato un semplicissimo cerchio. Questo semplicissimo cerchio poi può essere forato e applichiamo una semplice monachella e potrebbe diventare un semplice orecchino o un semplice ciondolo fatto di carta, molto simpatico, molto leggero, ma potrebbe essere un lavoro molto bello anche per i bimbi. Velocemente, velocemente vi faccio vedere che questi tipi di fustelle tagliano anche il feltro quello grosso. Prendiamo magari una fustella diversa per fare una rosa, inseriamo la nostra base di plessiglass, prendiamo il nostro feltro grosso, ne ritaglio la quantità necessaria per non sprecare, quindi vado a ritagliare il mio rettangolino di feltro, tolgo l'eccesso, lo vado ad mettere sulla nostra fustella. In questo modo e in questo modo vado a creare proprio il mio sandwich, infilo il tutto sotto e ruoto.
Vi ricordo che potete vedere tutte le puntate di Mani di Lara sul portale www.creareinsieme.it o potete seguirmi anche sulle mie pagine Facebook. A questo punto, ecco qua, ha tagliato perfettamente il nostro feltro e abbiamo il taglio della nostra rosa. Come faremo a comporla? Facilissimo, gireremo il tutto sulla mano, in questo modo qui, velocemente, mettendo ogni tanto qualche goccia di colla o un punto con filo e ago, o semplicemente posizioniamo per bene tutti i petali. Quando arriveremo qui in fondo, un puntino di colla caldo e chiudiamo, e abbiamo ottenuto una facile, veloce, simpaticissima rosa. Quindi abbiamo visto i piccoli segreti per utilizzare questa macchina. Spero che questo video corso vi sia piaciuto e alla prossima puntata. Ciao ciao!